In questa puntata, Commissione Pari Opportunità, la relazione di fine mandato. Toscana Promozione, approvati i bilanci. ISPRO, pieno sostegno ad attività di riabilitazione. La Regione garantisca ristori ai comuni in zona rossa. La Presidente della Commissione Pari Opportunità ha presentato in aula la sua relazione di fine mandato. Purtroppo non abbiamo, ad esempio, sopra i comuni con 50.000 abitanti, non ci sono sindache. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato fortemente su questo per promuovere proprio una partecipazione attiva anche delle donne, perché insomma abbiamo tante donne competenti nella nostra regione, in modo che possano andare a ricoprire ruoli istituzionali o apicali nei vari settori della società. È chiaro che il lavoro da fare è veramente tanto. Io, quando sono stata nominata la volta scorsa, 5 anni fa ormai, Presidente della Commissione Pari Opportunità, ho, come dire, fatto un auspicio. Ho detto: io mi auguro di essere l'ultima Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, nella speranza che a scadenza non ci sia più bisogno di una commissione, perché queste tematiche magari sono risolte. Purtroppo, dopo 5 anni, nonostante il grande lavoro e anche qualche risultato, devo dire purtroppo che invece c'è ancora bisogno degli organismi di parità, c'è bisogno delle commissioni pari opportunità. Io casomai aggiungerei che sarebbe bene che questi organismi non fossero composti solo da donne, ma da uomini e donne, perché questo è un tema che riguarda tutti, riguarda gli uomini e riguarda le donne. Quindi, se non ci diamo una mano e se non affrontiamo questi temi insieme, è difficile che se ne possa uscire. 5 anni di intensa attività per rompere schemi consolidati e promuovere processi culturali, formativi e informativi per sviluppare un'autentica parità di genere, ha spiegato Rosanna Pugnalini, che ha ricordato la piaga dei femminicidi, tema di stretta attualità. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione, e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese, dobbiamo non solo mantenere alta la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Quindi io vorrei, insomma, che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza, perché evidentemente nella testa di tanti, troppi uomini, ovviamente non tutti, e ci mancherebbe, ma in tanti, troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà. E dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. Donne e uomini non sono oggetti. E anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambine, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Io, come Presidente della Commissione, ho provato a fare quel che potevo, e così le mie colleghe in questi anni, per far comprendere che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana, ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto, e quindi c'è affetto, c'è amore, ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà. Sì, a maggioranza, ai bilanci di esercizio 2019 e di previsione 2021 dell'Agenzia Toscana Promozione Turistica. Toscana Promozione rappresenta sicuramente una leva importante del sistema economico e del PIL di questa regione, e rappresenta, ahimè, anche uno dei settori che ha sofferto e che sta soffrendo di più e che avrà più lentezza nel ripartire. Quindi, a fianco della promozione, delle previsioni e dell'indirizzo che questo Consiglio dovrà dare nel senso della più ampia promozione turistica intesa, abbiamo anche affiancato quelle misure, anche negli scorsi mesi, che ricorderete, del sostegno all'agenzia del turismo, agli enti fieristici, a tutto quello che rappresenta la promozione dei patrimoni della Regione Toscana e dei beni della Regione Toscana. L'idea e la riflessione più grande che è venuta fuori in commissione anche con il direttore Palumbo e con l'assessore Marras
è quella di avere una grande flessibilità nella gestione del turismo nei prossimi mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo 28 ambiti, abbiamo un pacchetto di 52 prodotti tipici e un'offerta turistica che sta cambiando anche nella domanda e nella richiesta, quindi con le permanenze più lunghe da parte di chi viene a soggiornare in Toscana, il relax che è uno dei temi che vengono più cercati, il lusso, quindi dobbiamo avere una grande attenzione a rendere flessibile quella che sarà la domanda e l'offerta da parte di Toscana Promozione nei prossimi mesi. Il bilancio è un bilancio di circa 15 milioni che ha una lieve flessione rispetto allo scorso anno per ovvi motivi, ma quello che cerchiamo di fare è muoversi in quei 7 ambiti che abbiamo individuato, che riguardano il turismo slow, che riguardano il turismo digitale, il turismo online, l'incoming rispetto all'outcoming, quindi preparare pacchetti valorizzando il nostro bene, il nostro patrimonio, condividendolo sempre con le associazioni di categoria. È quello che abbiamo fatto ascoltando 1500 operatori e che cercheremo di fare, cercando di dare e di preparare la strada per aiutare il turismo in un momento così difficile. No, secondo noi non funziona, o perlomeno non è sfruttata come dovrebbe. Toscana Promozione Turistica avrebbe la possibilità, dovrebbe avere la possibilità di proporre e di realizzare progetti concreti per aiutare al turismo, per aiutare il turismo in Toscana. Spesso e volentieri ho sentito parlare di progetti che si finalizzano poi in portali che nessuno frequenta, app che nessuno scarica, agevolazioni virtuali al turismo che nessuno sfrutta. Oggi c'è bisogno di piani concreti. Il turismo, qui siamo a Firenze, è la città forse principale da questo punto di vista, è una città che fa conti con le vetrine e con le saracinesche chiuse e abbassate. Non c'è bisogno di app e di portali, c'è bisogno di interventi concreti. Intanto proprio dobbiamo ripartire dal concetto che dobbiamo salvare il nostro turismo, salvando anzitutto le attività che fanno il turismo. Questo ovviamente è il punto di partenza. È ovvio che in Toscana il turismo può essere sviluppato, deve essere sviluppato anche tramite le infrastrutture, deve essere sviluppato tramite la promozione, perché abbiamo una regione che è meravigliosa, una regione che tutti ci invidiano dal punto di vista culturale, di conformazione del territorio, dell'offerta turistica, e che quindi deve essere un volano di ripartenza post-Covid. Ci sono alcune delle attività di Toscana Promozione Turistica che effettivamente sono state molto utili per il rilancio del brand Toscana all'estero, e mentre altre sono state, diciamo, quantomeno discutibili anche come tipo di attività. Io ricordo una delle più vecchie, appena ci insediamo nel 2015, il Toscana ovunque bella, oppure altre iniziative come l'iniziativa all'Expo Milano, che praticamente ci fu un investimento su dei padiglioni che in pratica andarono deserti. Naturalmente adesso cambia completamente lo scenario, è difficile pensare adesso a un rilancio nel 2021 se non in chiave di turismo interno, ma per il turismo internazionale dobbiamo cominciare a ragionare al 2022. Io credo che Toscana Promozione Turistica dovrebbe impostare molto l'attività in questa direzione, utilizzando soprattutto tutti i canali dell'online, del web, e utilizzarli al massimo delle loro funzionalità. Questo credo che sia il primo e principale impegno che si dovrebbe prendere. Approvata all'unanimità una risoluzione che esprime pieno sostegno alle attività di ISPRO per la diagnosi, cura e riabilitazione in campo oncologico ed impegna la Giunta a continuare a rafforzare anche a livello economico il modello organizzativo toscano. Noi sappiamo che oggi in Italia 3,6 milioni di cittadini sono persone che hanno superato una patologia oncologica, il 37% in più di 10 anni fa. Questo vuol dire che la ricerca, l'innovazione nelle cure, la formazione del personale medico è essenziale per dare una risposta ai cittadini. E noi sappiamo che ci sono ormai cure personalizzate, tipo la cura cellulare CAR-T, che sono delle cure che permettono di risolvere alcune patologie oncologiche che prima non si potevano risolvere. Quindi insomma abbiamo una grande sfida tecnologica davanti, una grande sfida organizzativa, abbiamo una patologia oncologica che sta diventando cronica e quindi abbiamo bisogno di servizi sul territorio. Ecco, questo ci permette di dire ora che l'organizzazione a rete che la Toscana ha scelto alcuni anni fa è il modello vincente, che permette di avere su tutto il territorio regionale il massimo delle cure e un'omogeneità
delle cure su tutto il territorio regionale. Noi diciamo che l'ISPRO può essere in futuro non solo il coordinatore della rete oncologica, ma sempre più un centro di riferimento non solo regionale, ma anche un centro di ricerca e cura di carattere nazionale. E quindi investimenti, conferma dei finanziamenti su ISPRO, su tutta la rete oncologica, e poi screening, campagna di comunicazione ai cittadini. Dobbiamo continuare a fare gli screening. Anche nel periodo Covid i cittadini non devono aver paura, si muore anche e soprattutto, anzi i dati sono più alti purtroppo, di altre patologie come le patologie oncologiche. Quindi invitiamo e chiediamo alla Giunta che rilanci una campagna di comunicazione per invitare i cittadini a fare prevenzione oncologica. La Regione deve garantire ristori alle attività economiche dei comuni, ai quali per effetto della crescita del contagio da Covid si è imposto il regime di lockdown totale. È quanto chiede una mozione presentata da Stefano Scaramelli di Italia Viva e sottoscritta da tutti gli altri capogruppo, approvata all'unanimità. È opportuno, io ho lavorato in queste ore in maniera incessante perché si potesse trovare il livello di condivisione massima con tutte le forze politiche, che ringrazio per aver sottoscritto un atto che io ho presentato in modo tale che in maniera unanime il Consiglio regionale, senza etichette di bandiere politiche, possa definire e dare mandato alla Giunta regionale che, qualora il Governo non dovesse intervenire per le zone rosse di carattere comunale, possa poi procedere con una legge autonoma a fare degli stanziamenti ai comuni. Noi chiediamo uno stanziamento specifico comune per comune, qualora un comune dovesse essere chiamato ad affrontare una zona rossa. In questo momento è successo alla città di Chiusi, in provincia di Siena, domani potrebbe succedere ad altre città. Noi dobbiamo avere una legge che in maniera puntuale, tempestivamente, dà dei ristori a quelle attività che si trovano in lockdown comunale rispetto a ordinanze di carattere regionale. La Commissione Affari Istituzionali ha licenziato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. Adesso sono previsti finanziamenti di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro, in gran parte destinati alle grandi infrastrutture regionali e nazionali, alla mobilità integrata e all'accessibilità. Approvata all'unanimità in Commissione Sviluppo Economico una risoluzione che invita la Giunta a mettere in atto tutte le misure per sostenere i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19. Nella complessa partita di accesso ai fondi del Next Generation EU si segnala in Toscana quello che già viene definito il cosiddetto modello Livorno, un piano che ha messo insieme 127 progetti. La Commissione regionale per le politiche europee ha voluto prenderne conoscenza direttamente attraverso l'audizione del sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Ha preso il via il lavoro della nuova commissione chiamata a svolgere attività di studio e di analisi delle problematiche connesse allo sviluppo socio-economico delle aree interne della Toscana, a elaborare iniziative legislative e fare proposte operative alla Giunta regionale. La valorizzazione del patrimonio storico degli enti locali e le città murate sono oggetto di due proposte di legge, entrambe di iniziativa della Giunta regionale, sulle quali la Commissione Cultura ha espresso parere favorevole all'unanimità. Via libera a maggioranza in Commissione Ambiente alla proposta di legge per riqualificare e decongestionare i centri abitati. Previste risorse per oltre 4 milioni nei prossimi 3 anni ai comuni affinché realizzino parcheggi. Le difficoltà causate nel 2020 dall'emergenza sanitaria non hanno rallentato il lavoro del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, anzi è cresciuto, ha dichiarato il suo presidente Enzo Brogi. I dati sulle attività, in particolare quelle relative alla risoluzione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione, parlano chiaro. A fronte di un leggero calo delle istanze di conciliazione presentate rispetto al 2019, nel 2020 sono state concluse ben 9.761 istanze, con un incremento del 17,6% sull'anno precedente.